È questo il volto del Natale a Baghdad per i bambini cristiani fuggiti da Mosul, nel nord dell'Iraq. Sono migliaia le persone scappate dalla scorsa estate, quando la seconda città più grande dell'Iraq è finita in mano ai gruppi armati dell'ISIL. Una 80ina di famiglie sono ospitate in questa scuola usata come rifugio temporaneo. Ogni anno diamo regali ai bambini. Quest'anno abbiamo prestato un'attenzione particolare a quei bimbi che sono fuggiti dalle violenze nel nord del paese e sono arrivati qui a Baghdad. Amnesty International ha denunciato una campagna sistematica di pulizia etnica dell'ISIL contro le minoranze religiose. Una parte dei cristiani scappati dai radicali sunniti nel nord dell'Iraq ha raggiunto Dawlk, nel Kurdistan iracheno. Noi non stiamo celebrando il Natale. Qual è la colpa dei nostri figli? Non hanno fatto niente. Tutti i paesi occidentali stanno celebrando questa festività. Noi invece siamo stati umiliati. Speriamo di tornare nelle nostre case con il nuovo anno e riaprire le nostre chiese. Oggi in tutto l'Iraq ci sono 500.000 cristiani.